10 anni fa moriva Sandra Mondaini, artista raffinata, ironica e brillante, indimenticata compagna di Raimondo Vianello nella vita e sulla scena. Laura Gialli. Pensa che cascando ho battuto la testa e mi sono fatto un binocolo. Senti, tocca qui. Orco, che binocolo che ti sei fatta. È una comicità pura, raffinata, quella di Sandra Mondaini, perfezionata in quel teatro di rivista che è stata per lei palestra e dove si è ritagliata un ruolo tutto suo, quello di soubrette comica. Sketch indimenticabili con Macario, Bramieri e il suo Raimondo, conosciuto nel 58, sposato nel 62 e mai più lasciato. Carriera e vita in comune, sul palcoscenico, prima in TV, poi. Niente ci aveva! Niente. Che Dio ti strafulmini! La televisione piace a Sandra, le dà la possibilità di mostrare il suo essere artista tutto tondo. E così arrivano i programmi scritti su misura per lei e il marito, come Tante scuse, Stasera niente di nuovo. Successi da oltre 20 milioni di telespettatori, che fanno della coppia Mondaini-Vianello la più amata dagli italiani. Tu che sei un uomo, no? No, tu che sei un uomo, no. Tu che sei un uomo, senza no. Il pubblico si immedesima nei siparietti matrimoniali, le cui battute entrano nel linguaggio quotidiano, unendoli per sempre in un ricordo il cui affetto è ancora oggi vivo e sentito. No, non è vero. L'ha detto anche uno psicologo alla televisione l'altra sera. Ma in quale programma? In un film. E riparte questa sera su questa rete la Domenica Sportiva, appuntamento alle 22:40.